Ecco, c'è tutto pronto per l'esordio in casa. Game on. Da apprezzare il fatto che dopo un anno Fabio ha imparato a mettere le cose in ordine più o meno. Sembra tipo lo Juventus Stadium. Oggi mi ha lasciato da solo, fa, non che prima avessi una grossa mano, però pre-licenziato. Oggi è tutto nelle mie mani. Pre-licenziato, scriveteci nei commenti se lo rivolete, altrimenti prenderemo una special guest, una non uno, quindi già questo vi porta a pensare di dire forse è meglio sostituirlo e basta. E allora ragazzi, eccoci finalmente al Palasport di Villa Dose, ex Palameringhes. Quest'oggi arriva la Juvenile Padova che ha perso 5-4 contro il Zaldotec Sant'Anna. Che partita ti aspetti oggi Fabio e soprattutto quali saranno i tuoi obiettivi personali? Ma siamo partiti bene la scorsa partita, quindi dobbiamo continuare allo stesso modo. È sempre difficile confermarsi e vincere partite ed era molto importante partire bene, quindi spero di riconfermarci e continuare a giocare come abbiamo fatto la scorsa. Tra l'altro due gol nella tua prima giornata contro un avversario comunque ostico, il Mediatek Luparense. Infatti l'inizio non è stato poi così facile, una partita insidiosa che poi si è facilitata col passare dei minuti. Sì, siamo anche cresciuti noi, abbiamo un po' trovato anche i nostri meccanismi, anche perché era la mia seconda partita solo con la squadra. Stiamo migliorando, continuiamo a lavorare in settimana e niente, dai, sono fiducioso anche per oggi. Tra l'altro come ti sembra questo Palasport di Villa Dose? Sappiamo quanto sei meticoloso nel campo, che vuoi quello bello figo, se no non ti trovi bene manco a giocare. Come ti sembra questo campo? Meglio o peggio di Baricella? Più o meno a che livello siamo? Vabbè, intanto non sono così meticoloso con i campi di calcio 5, sì. Dai, con quelli di calcio 11 sì. Anche a calcio 5 fa, raga, c'è la polvere, io qui non posso giocare perché se c'è la polvere non riesco a giocare. Quindi meticoloso, sei proprio rompicato. Vabbè, comunque questo è un palazzetto bellissimo e niente, la motivazione in più quando tutto il contesto è professionale, è normale essere più professionali a nostra volta, no? Speriamo anche di ricambiare i sacrifici e l'impegno della società. E allora adesso lasciamo andare a cambiare Fabio negli spogliatoi e ci prepariamo per assistere a quella che sarà la seconda giornata del campionato di Serie D Girone D del Veneto. Andiamo Fabio? Andiamo. E allora eccoci anche ad intervistare il direttore sportivo dell'Orovigo, Mattia Scolozzi. Lui è stato complice del passaggio di Fabio dal Balsa all'Orovigo. Quanto ci tenevi a portare Fabio qui e soprattutto secondo te che contributo può dare alla squadra e come vedi la squadra poi nel suo complesso? Allora, Fabio è un giocatore oltre categoria, ci tenevo particolarmente per una questione che ci mancava, un giocatore con quelle caratteristiche lì, un giocatore in grado di spaccare la partita, capace di creare superiorità numerica nel breve tratto, insomma, ecco. In veste di direttore sportivo, come ha operato quest'estate per costruire una squadra che, qual è la sua ambizione? Allora, il Rovigo ha l'ambizione di vincere il campionato, non ci nascondiamo, è stata creata una squadra con giocatori forti, alcuni fuori categoria, vedasi Fabio, che non abbiano paura della pressione di stare al top durante tutto il campionato, ecco. Eh sì, anche perché comunque dove c'è l'obiettivo di vincere il campionato un po' di pressione c'è, lo sa Matteo Scolozzi che ha già vinto anche lo scorso campionato col Molinella, possiamo dire. Sì, cerco di bissare il risultato ottenuto l'anno scorso cercando di ottenerlo in un'altra regione dove il livello è più alto, facendomi aiutare appunto da Fabio e altri giocatori con quelle caratteristiche tecniche. Se penso alle squadre di bassa classifica dell'anno scorso di Serie B, mi viene in mente il Bordighera, non è che ho visto un livello così distante, forse sarò blasfemo, come la pensa Matteo Scolozzi? Allora, sicuramente il Veneto è un mondo diverso dall'Emilia Romagna, la tecnica individuale, il modo di vivere il futsal è differente in maniera palese. Qui c'è una cultura di calcio a 5 che in Emilia non c'è, perché in Emilia si butta tutto sull'11 ignorando questo bellissimo sport dove giocatori con una tecnica individuale più rapidi, più brevi vengono un attimo messi in secondo piano a discapito del classico giocatore da 1,90 m con i piedi non proprio educatissimi, ecco, come succede nell'11. E allora eccoci all'inizio della seconda giornata del campionato di Serie D di Futsal. Il Rovigo per continuare sulla scia dell'ultima vittoria esterna Vigonza per 8-2 contro la Mediatek Luparense. La Juvenile Padova invece per riscattarsi dopo il 5-4 interno, sconfitta arrivata contro la Zaldotec Sant'Agata. Andremo a vedere come si comporteranno. Fabio l'ho visto abbastanza carico, quest'oggi non c'è la mia spalla destra Francesco. Vedremo se comunque non porterò sfiga come dice, perché di solito alla 100 ti dice che porto sfortuna. Vedremo se oggi invece non sarà così e se Fabio riuscirà a portare a casa gli altri 3 punti di questa stagione. Andiamo a vederlo. E allora benvenuti, eccoci finalmente alla seconda giornata del campionato di Serie D di Futsal. Rovigo Calcio 5, Juvenile Padova, i ragazzi di Mister Gonzato per centrare il secondo successo di fila. Mister Gonzato che quest'oggi non sarà disponibile a sostituirlo, ci sarà Mister Rossini chiamato ad agguantare gli altri 3 punti a disposizione quest'oggi. Intanto il testo croce e ora la classifica. Rovigo secondo per differenza reti, ma sicuramente non si può giudicare la stagione di una squadra dalla prima giornata. Quest'oggi bisogna comunque cercare di fare bella figura, perché come ha sottoscritto anche il direttore sportivo del Rovigo, l'obiettivo è quello di vincere il campionato, è ben dichiarato, e
per farlo bisogna passare anche attraverso le prestazioni e a partite difficili come quella di oggi. Intanto la foto di rito da parte dei ragazzi a inaugurare quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa che schierano Pasello in porta, difeso da Guaraldo, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Sherrud e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta invece per la Juvenile Padova troviamo Zanovello in porta, difeso da Mazzucato, il capitano, laterale destro Bregolato, a sinistra Colombo e come pivot Rossi. Intanto ricordiamo anche quello che è stato l'ultimo risultato per la Juvenile Padova, infatti ospiti hanno perso 5-4 di misura contro la Sandotec Sant'Anna. Quest'oggi si dovranno riscattare, intanto è tutto pronto, si parte con Fabio Di Mauro in conduzione che allarga sulla sinistra per Guaraldo che torna sempre dal 9, che cerca lo spazio per accentrarsi il destro, subito primo squillo da parte di Fabio Di Mauro ma Zanovello non si fa cogliere impreparato. Rivediamo anche dal replay come si sposta bene palla, poi dopo il destro potente ma forse troppo poco preciso, non caratterizza un pericolo consistente per il portiere della Juvenile Padova. Calcio d'angolo con Fabio che va direttamente all'indietro per Sherrud che suola, poi il destro che si infrange sulla schiena di Rossi ma prova a ripartire il Rovigo che vuole subito mettere un'ipoteca sulla partita. Fabio Di Mauro le finte, rischia un po' sulla pressione avversaria, poi se la cava anche con l'assistenza di Garofalo che cerca al centro Guaraldo, non arriva però il suo pallone, dunque Sherrud va da Di Mauro, il sinistro ancora una volta velleitario sopra la traversa, ancora Eman Sherrud a calcio d'angolo, cerca la porta, prende il palo, ha cercato di prendere quasi in giro in questo caso Zanovello, non ci è riuscito ed ora Guaraldo riparte con l'assistenza di Fabio Di Mauro che sfida tutta la difesa, che si chiude a riccio, lo sa il 9 che riparte con l'assistenza del 3, da questi a Garofalo, chiama l'uscita a Mazzucato, il 10 lo sfida lo stesso e poi va al destro, tenebroso, seppur non inquadra lo specchio della porta, corre un brivido lungo la schiena della Juvenile Padova. Colombo, Bregolato, Mazzucato prova a girarsi, lavora un buon pallone in direzione Rossi che riesce a giungere lo stesso sulla sfera e indirizzarlo non verso la porta ma verso Pasello che arpiona la sfera e fa ripartire nuovamente Garofalo di testa. Dalla parte opposta però Zanovello non si fa cogliere impreparato. Guaraldo da calcio d'angolo va dentro per Sherrud che torna dal 3 che fa scorrere per Fabio Di Mauro che va al mancino, ostruito dalla difesa avversaria, classico schema da parte del Rovigo, sempre funzionale. Poco prolifico in questo caso, intanto Mazzucato va da Bregolato che lascia scorrere per Colombo, il destro non inquadra lo specchio della porta ma ora si sta affacciando più di qualche volta la Juvenile Padova. Guaraldo, Di Mauro, attaccato da Mazzucato, se la cava bene il 9 sulla pressione del 5 avversario, poi se la cava anche su Bregolato, Fabio fa tutto da solo, gli piace giocare col fuoco, in questo caso però ancora una volta trova l'ostruzione dei giocatori in maglia verde. Garofalo, Fabio. Vuole la palla Garofalo, Fabio preferisce andare da Guaraldo, gliela dà proprio il 3 al 10, che ora va al destro, ha trovato anche lo spazio sotto le gambe di Mazzucato, non ha centrato lo specchio della porta però veramente di poco. Intanto ottimo il lavoro di Garofalo che sprinta via, va da Fabio che va al mancino, esterno della rete, ci sta credendo sempre di più il Rovigo e sta cercando sempre di più una rete che non arriva e col passare dei minuti questo diventa un handicap importante per i ragazzi quest'oggi di Mister Rossini. Intanto ci prova anche Sherrud, ancora una volta non si fa cogliere impreparato Zanovello. Mazzucato butta l'occhio in avanti, cerca Bregolato, l'anticipo di Fabio a favorire Pasello, per poco non combina la gaffe qui il 2002 del Rovigo, però tutto sotto controllo. Ancora Di Mauro cerca di sprintare via, fa fuori secco Bregolato, poi fa fuori anche Colombo, un fallo segnalato al direttore di gara. Sherrud e Guaraldo sul punto di battuta, il 3 tocca per il 7 che ora si sposta la palla sul destro e fa partire un bolide che però non impensierisce il numero 2 della Juvenile Padova. Intanto Fabio servito ancora dalla bandierina, va al tiro praticamente da casa sua, adesso trova l'opposizione di Bregolato, calcio di punizione per Ortiz, il 13 va in porta, trova però l'intervento di Pasello puntuale a far ripartire Danny, anticipato da Rossi, l'autore delle tre reti nel match contro il Sandotec. Ma seguiamo ancora l'11 che verticalizza bene per Garofalo che cerca di rendergli nuovamente la palla, adesso se la cava nella maniera più affannosa possibile mi verrebbe da dire. La Juvenile Padova, Rossi in protezione, Fabio recupera, attenzione, brutto qui il fallo del bomber della Juvenile Padova che viene giustamente sanzionato, primo cartellino giallo di questo match ai danni di Leonardo Rossi. Danny e Fabio sul punto di battuta, vediamo cosa escogiteranno i due, l'11 va dal 9 col mancino, Rossi a dirgli di no, adesso buona l'opposizione anche da parte del pivot della Juvenile. Di Mauro, servito da Danny, prova ad accendersi il numero 9 che cerca il centro, il suo sinistro poi sporcato da Rallo, non rappresenta un pericolo per Zanovello che la mette giù. Guaraldo cerca di avanzare, poi verticalizza per Garofalo che torna con lo scarico all'indietro direzione Danny, ancora Guaraldo che per poco non giunge sul pallone, Zanovello sempre pronto, Ortiz un'ingenuità clamorosa, poi rimedia il suo errore, Fabio se ne stava per andare vis-à-vis col portiere, Fabio che prova ora a calciare, attenzione Garofalo, la palla rimane lì, poi l'opposizione più totale tra Colombo, Zanovello e chi più ne ha più ne voglia, riesce comunque a
cavarsela così. Ora Danny dentro Garofalo, Fabio, bella la sponda per il 10 a propiziare il 9, che però qui non calcia benissimo. Ancora Fabio, prova ad accendersi. Fabio, attenzione, intervento bruttissimo del numero 7 avversario, poi Ortiz, dunque Garofalo, il suo sinistro va sull'esterno della rete. Danny, Loato, il mancino col polpaccio destro praticamente riesce a parare Zanovello. Intanto esce Fabio, al suo posto entra Davide Penso con la 6. Ma torniamo live con Mazzucato su calcio di punizione che va da Bregolato. Loato a respingere il tentativo del 17 e fa ripartire ora Danny. Penso, Loato, verticale direzione Garofalo che prolunga questo pallone per il 6. Da questi a Danny che gioca al centro, una palla un po' così e così. Colombo se la va a riprendere, ma se la va a riprendere anche Garofalo, messo giù proprio dal 14, un intervento irruento che genera il secondo giallo di questo match ai danni della Juvenilia Padova. Calcio di punizione. Brancaleon va da Danny. Il suo destro si infrange su Colombo che rimedia all'errore precedente. Brancaleon allarga per Loato, cerca di stanare la retroguardia avversaria, il 4 che va da Danny. Destro alto, altissimo. E si conclude così il primo tempo. Il punteggio dice 0-0, estrema parità. Tante occasioni per il Rovigo che non è riuscito a sbloccare. Adesso però andiamo a sentire quelli che sono stati i pareri dal campo. E allora ragazzi, eccoci al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio dice Rovigo 0, Juvenile Padova 0. Una partita estremamente equilibrata. Tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra, ma nessuna delle due compagini è riuscita a sbloccare momentaneamente il risultato, che permane sulla parità più totale. Nonostante ciò, a discapito del risultato, comunque una partita bella da vedere, in cui non sono mancate le azioni, non è mancato lo spettacolo, anche tanto agonismo. Non ricordo una partita così rude, così sporca, se non forse quella di Bordighera all'andata dell'anno scorso. In ogni caso, due ammoniti. Fabio si è un po' travestito da Roby Conti Superbike quest'oggi, però non è ancora riuscito a trovare la rete che ha portato avanti i suoi. Adesso vedremo se l'epilogo di questo match potrà cambiare nella seconda frazione di gioco. Il Rovigo vuole vincerla, il Rovigo vuole portare a casa gli altri 3 punti di questa stagione e andiamo a vedere come andrà a finire. E allora eccoci in questo secondo tempo per seguire assieme quello che sarà l'epilogo di questa sfida e di questi secondi 30 minuti di gioco. Fabio parte dalla panchina mentre Rossi è pronto a scaricare la sfera all'indietro, direzione Ortiz, proprio il 13 che cerca nuovamente il 9, capisce tutto Danny che poi può far ripartire Penso che torna sempre dall'11. Forse c'è stato anche un tocco con la mano da parte di Ortiz, tutto regolare. Poi bello l'intervento comunque di Zanovello che si sta superando, così come si voleva superare ora Brancaleon con questo sinistro al volo che per poco non inquadra lo specchio della porta. Colpo di tacco incredibile adesso proprio da parte di Rossi, anche lui per poco non c'entra il bersaglio grosso, ma attenzione Penso che recupera un gran pallone. Brancaleon, Zanovello, Ortiz chiama l'aiuto di un compagno che non arriva, allora capisce tutto Penso che fa ripartire Brancaleon che si vuole fare tutto il campo, si sposta la palla sul sinistro. Buona la giocata qui da parte del numero 13 che però non inquadra lo specchio della porta. Loato ancora dentro per Brancaleon, una gran giocata del 13 che ha avuto un grande approccio a questa gara, almeno fino ad ora. Loato per Fabio Di Mauro, ne è entrato al posto di Danny, cerca di stanare la difesa avversaria, il 9. E ora Penso, Loato verticale per Brancaleon che prova a girarsi. Brancaleon, Zanovello, il 13 che va proprio da Fabio Di Mauro che prova ad accentrarsi, fa partire il mancino, questa volta strozzato da parte del 9. Aumentano i minuti sullo scoreboard e aumenta l'ansia da parte di Fabio e compagni che vogliono sbloccare un risultato che pare proprio non volersi sbloccare. Intanto Fabio recupera un pallone, Penso un po' di confusione, può ripartire Rossi col destro, attenzione! La prima palla nitida più netta di questo secondo tempo porta il nome di Leonardo Rossi. Rivediamo qui da replay il tiro con la punta del piede destro che si perde proprio per questione di centimetri e fa la barba al palo. Ma ora siamo di nuovo in campo con Brancaleon che va da Fabio Di Mauro che prova a girarsi, attaccato da Ortiz che lo stende, ma per il direttore di gara è tutto buono. Poi Fabio rinviene proprio sul capitano della Juvenilia, qualcosa da ridire ora il 9, ma tutto regolare. Fabio Di Mauro riceve da Loato, torna sempre dal 4 il 9, dunque il 17 Chinaglia che serve ancora Fabio Di Mauro, dentro Brancaleon, Zanovello neanche a dirlo. Ed ora proprio il 13 che va da Loato che con la punta dello scarpino sinistro cerca il bersaglio grosso, vuole mettersi in proprio ma non ce l'ha fatta. E ora Mazzucato dentro per Bregolato, da questi a Rossi che cerca il pallone di ritorno proprio per Mazzucato, tanta confusione. Chinaglia prova a mettere ordine, Brancaleon fa ripartire Loato che ora ha tempo e spazio. Il suo sinistro viene parato ancora una volta da Zanovello che poi scorda l'uscita del pallone. Brancaleon, Fabio Di Mauro cerca di accendersi, vuole il centro, slalomeggia in mezzo al traffico Di Mauro e trova nuovamente l'opposizione. Guardando, va da Chinaglia,
Il 17 va a servire tutto a destra di Mauro, poi si inserisce Fabio, va in uno contro uno con Naso, si sposta la palla sul sinistro di Mauro! Al minuto numero 40 sblocca una partita maledettamente complicata, più del previsto, proprio lui, Fabio Di Mauro, con questo sinistro incredibile, rientra una giocata che ha provato per tutta la partita, non c'era mai riuscito, ma poi nel momento più importante, col passare dei minuti, è riuscito a trovare la lucidità di far partire questa staffilata che si va a infilare sotto l'incrocio, dritta dritta lì. Vediamo anche l'esultanza di tutta la panchina di Mattia Scolozzi e dei compagni, che esultano perché sanno quanto essere importante questo gol. Ma torniamo, che c'è ancora tutta una partita da giocare. Di Mauro, la verticale per Garofalo, che cerca di tornare sempre dal 9, che sguscia via il fallo, non secondo il direttore di gara, che fa proseguire. Capitan Chinaglia cerca Garofalo, che non lavora bene questo pallone, se lo va a riprendere Rossi, ma se lo va a riprendere anche il 17, che va dal 9, che sguscia via su Colombo. Fabio Di Mauro col tunnel sul portiere, una giocata da urlo. Il tutorial su come ammazzare le partite è scritto, diretto e messo in scena dal 2002 di Rovigo, che ora porta avanti i suoi di due reti e mette forse un'ipoteca su una partita, una montagna da scalare per la Juvenilia, ma una boccata d'aria fresca per il loro Rovigo. Adesso andiamo a rivedere quello che è successo con Fabio, che riesce ad eludere l'intervento del 14 avversario grazie alla finta di corpo antecedente, poi il tocco preciso preciso sotto le gambe del portiere, il terzo gol in questa maniera in questa stagione, il quarto totale in questo campionato. Adesso torniamo live perché c'è tutta una partita da giocare, 16 minuti e 40 secondi al termine di questo match all'incirca. Intanto fallo da parte di Guaraldo, che si prende il primo cartellino giallo per il Rovigo. Un po' generoso qui il direttore di gara, ma intanto seguiamo Colombo che va al destro, rimpallato da Chinaglia, poi Garofalo prova a mettere ordine, cerca di tenere la palla, non è una buona idea, se la va a riprendere il 13 Ortiz, che ora duella proprio con Garofalo, sguscia via, poi Fabio allontana più lontano possibile. Garofalo attaccato dal 15, se la cava bene sulla pressione, dunque Sherwood si sposta la palla sul mancino, va ora al sinistro, bellissima la parata ancora una volta del 2 della Juvenilia, che non ci sta comunque alla disfatta, vuole mantenere il risultato lì. Garofalo va da Fabio, che è tutto solo, attenzione Fabio per la tripletta, torna sempre da Garofalo che non inquadra lo specchio della porta, avrebbe potuto fare qualcosina in più qui il numero 10 che non ha centrato lo specchio della porta. Bello comunque tutto quello che è stato scogitato da Fabio e Garofalo, che si intendono alla perfezione. Ora intanto Garofalo che riceve palla da Fabio in una maniera abbastanza strana su quello che è metà tra un tiro e forse un assist da parte di Guaraldo. Rivediamo qui dal replay, un po' fortunoso qui il tocco col piede destro. Intanto torniamo live perché c'è Raiola tutto solo, prova a sgusciare via Fabio, ottimo l'intervento, poi travolto da Colombo, attenzione, duro, deciso il 14, senza fallo secondo il direttore di gara. Calcio di punizione con Garofalo che scogita il piano con Sherwood che va al destro, neutralizzato in spaccata sempre dal solito Zanovello. Di Mauro riceve da Guaraldo, fa partire il mancino altissimo, voleva la tripletta qui il 9, riparte Zanovello che va da Naso, da questi ha mazzucato il capitano, che cerca a sua volta la verticale per Bregolato, che vede avanzare proprio il 5 che va al mancino, la palla si perde vicino al palo, esulta Pasello che vuole mantenere il clean sheet. Guaraldo, c'è Sherwood lì di fianco, lo va a servire, il 7 e il 3 dialogano, poi cercano il terzo uomo, lo trovano in Fabio, che va ora in verticale, direzione Garofalo, difende la palla, la restituisce a Fabio Di Mauro, che trova la rete del 3-0, e ora partita chiusa, l'abbraccio col 10 che gli fornisce l'assist valevole alla tripletta, l'abbraccio con tutta la squadra perché si sa quanto fosse importante chiudere questa partita, e ormai si può dire che è chiusa. Rivediamo intanto il replay con la verticalizzazione di Fabio per Garofalo, che protegge bene questo pallone, lo lavora, e poi lo restituisce a Fabio, che davvero è glaciale, non poteva sbagliare, lo sa quanto era importante chiudere questa partita. Ora forse è chiusa quando siamo al 25esimo minuto. La verticale di Guaraldo per Garofalo, che cerca di proteggere questo pallone, poi vince il duello anche con Bregolato, poi allarga a destra da Fabio che va di prima ancora per Garofalo, e arriva anche la quarta rete firmata Raffaele Garofalo. Aveva trovato due reti contro la Mediatek Luparense, oggi trova la sua terza in questo campionato. Adesso l'abbraccio con Fabio, si intendono a memoria, sono solo due partite ma stanno facendo faville questi due. Intanto rivediamo il replay, anche buona la costruzione come visto in precedenza, poi Garofalo e Fabio 1-2 di prima, due tocchi per Garofalo, sinistro destro, ed è 4-0. Intanto ecco giustamente anche i cambi, esce Fabio Di Mauro ed entra Penso con la 6, invece la sostituzione a Garofalo la dà Capitan
Chinaglia, che ha propiziato sia la rete dell'1-0 che del 2-0. Giocatore importante quanto leader in campo. Ma adesso attenzione alla ripartenza. Rossi vis-à-vis con Pise, che gli dice di no. Adesso non vuole mollare neanche un centimetro. Questa spaccata di Pasello è la dimostrazione su Colombo. Proprio il 17 cerca di andare da Varotto col sinistro al volo, che per un pelo non riesce a trovare almeno la rete della consolazione, ma riparte Ortiz. Varotto dentro per Rossi, che cerca una soluzione, non la trova. Chinaglia ripulisce, c'è in avanti Penso, lo va a servire il 17, Penso fa fuori anche il portiere Penso, e adesso arriva anche la manita e l'esultanza di Davide Penso, che non è stato al top della forma nelle ultime giornate. Trova un gol importante psicologicamente, seppur ai fini del risultato è quasi irrisorio. Sono tanti i gol fatti oggi dal Rovigo, soprattutto negli ultimi 5 minuti. Si è sciolta come neve al sole la Juvenilia Padova, un po' come è successo per la Mediatek Luparenza Vigonza la settimana scorsa. Si regge fino a un tot e poi dopo però non ce la si fa più. Intanto Chinaglia dentro per Cerrud, Zanovello, il miracolo, ma qui si divora il 7, la rete del potenziale 6-0. Cerca di farlo ora allora Cerrud, che riconquista la sfera su Ortiz. Cerrud ancora una volta esterno della rete per lui, proprio Cerrud che va da Guaraldo, il sinistro, 6-0. Match partita chiusa. Si conclude così la seconda giornata del campionato di Serie D. Arbitro fischietto in bocca, sancisce adesso la fine dell'incontro. Intanto rivediamo il replay con Guaraldo che si sgancia e fa partire la bordata dritta dritta in porta. Incolpevole il portiere che ha fatto una prestazione super, la difesa troppo piatta, ma sul 5-0 non c'era più già da tempo la Juvenilia Padova. Si conclude così il punteggio, 6-0 per il Rovigo. Adesso andremo a sentire quelle che sono le impressioni degli ospiti di giornata. Intanto vediamo l'esultanza del presidente e quella dei ragazzi. Ma fai l'intervista a quel ragazzo lì, che miseria, nuovo fenomeno. Oggi comunque porta inviolata Pise. Porta inviolata. Perché sempre a me mi fai interviste? Tutto grazie a Fabio, hanno fatto papere, questa è una bella cosa. Grazie all'incitamento da fuori, soprattutto di Mattia Irto Mariotto. Allora, eccoci nel post partita con Roby Conti Superbike. Com'è andata oggi? Ah, ho sbagliato intervistatore. Ok, ciao. Ciao a tutti, eccoci qua per la seconda di campionato e questa sera due domandine al nostro bomber della serata. E allora Fabio, com'è andata? È andata bene, felice per la vittoria e per i gol. Ringrazio Raffa per il bellissimo assist e niente, dai, felice che sia andata bene. Direi ottimo inizio per il campionato, seconda partita direi bene. Con la squadra come ti stai trovando, come nuovo arrivo? Ah, mi sto trovando benissimo, dai, dopo due partite e 6 punti. Speriamo di continuare così, che ci sono ancora altre 20 partite e dobbiamo vincere, dobbiamo cercare di vincere il campionato. Ottimo comunque coinvolgimento con tutti quanti questa sera. Partita finita alla grande, direi. Ci prospettiamo per le prossime? No, speriamo di continuare così come oggi, ad essere sempre tranquilli, a non avere fretta, che come abbiamo avuto forse un po' all'inizio. L'importante è sempre alla fine portarla a casa, quindi speriamo di continuare così. Come credevi che andava la partita? Perché l'inizio, il primo tempo, l'abbiamo vista un po' faticosa. Eh sì, i pronostici ci davano favoriti, però non è mai facile vincere. L'inizio era tosta, era bloccata la partita, erano molto chiusi difensivamente e quindi alla fine ogni partita è da giocare e da vincere. Vi hanno fatto molto sudare, perché soprattutto il portiere della squadra avversaria, abbiamo visto parecchi tiri, ma insomma parate. Secondo tempo ribaltata. Sì, siamo stati bravi a continuare a tirare, perché comunque di occasioni abbiamo avuto tante anche nel primo tempo. Bastava solo insistere, continuare a tirare e alla fine è arrivato il gol. L'importante era sbloccarla e poi si è messa in discesa. E allora eccoci nel post partita con il bomber del Rovigo, Raffaele Garofalo, che oggi ha messo a segno la quarta rete, che si vanno a raggiungere i due contro la Mediatek Luparenza. Come hai visto oggi la squadra? Come hai visto la partita? Più difficile di quanto pensassi? Sì, all'inizio è stata un po' più complicata, però nel secondo tempo siamo entrati più convinti, più concentrati e siamo riusciti a sbloccarla. Dopo siamo venuti fuori quello che siamo. Inizialmente c'è stato un gente in cui ha detto non la portiamo a casa, perché comunque tiravate a go-go, ma la palla sembrava proprio non volesse entrare oggi. È stata molto difficile, abbiamo tirato tanto, però non voleva entrare, ma alla fine non ho mai pensato che non la portassimo a casa, sinceramente. Quali sono le tue aspettative da mo' a fine stagione? Qual è l'obiettivo di Raffaele Garofalo? Il mio obiettivo è arrivare almeno 30 gol però e vincere il campionato.
Vieni Fabio, impressioni, com'è questa coppia d'attacco? Come vi trovate? Dai, ci stiamo trovando bene, no? Primo anno che gioco con Fabio e dopo due partite mi trovo già molto bene. Ci capiamo e facciamo il fuoco quest'anno. Più di 30 a testa, secondo me. C'è stato un momento della partita in cui avresti voluto prendere a schiaffi Fabio perché tirava sempre? Cioè, non c'è stato un momento in cui la passava? No. No. Perfetto, e qui la chiudiamo. A me non mi sembra di tirare tantissimo, anche perché, cioè, non è che tiravo dal centrocampo, tiravo perché avevo lo spazio. Dovevamo portarla a casa, quindi. Allora, ragazzi, vi ringraziamo per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi, che siamo quasi a 100.000. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, commentate, diteci quello che volete. Ci vediamo al prossimo video. Tutto, non devi dire più niente. No. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.